Buonasera, signor Gino. Buonasera. Come stai? Ma discreto, abbastanza bene. Manda parecchio tempo che non ti vedo, com'è? Non posso stare sempre qui, io ho anche altri impegni purtroppo. Ah, infatti avevo visto sul Facebook le tue mostre. Sì, l'annuncio. Ma erano bellissime, soprattutto quella l'ultima, quadrata. Ma posso sapere come riesci a fare una cosa di genere? Ma quello è un lavoro particolare che si fa prima di tutto con un buon progetto su carta, cioè al millimetro, perché se non dai il millimetro non viene bene. Se io do al marmista il progetto completo con i colori che scelgo io, non taglia il marmo come voglio io, no? Giusto? Non viene bene. Quando va a incollare i pezzi non si incollano. Ho capito. Ma strano, cioè è una cosa incredibile come viene fatta così precisa. E poi col foto all'olio mi sembra, no? Quella all'olio è il ritratto. Quella di Tina. È una donna, mi sembra. Tina, sì. Mia moglie. Ah, addirittura, va bene. Sì, perfetto. Sì, quello è un quadro del 93, che l'ho fatto in poco tempo, era a casa mia, Tina. Poi lo sai, avevo visto le tue mostre anche in una mostra, mi sa, in un convento, non lo so. Esatto, in un chiostro. In un chiostro, in tipo tanta gente. Con molta gente. Ho visto questo. Sì, bellissimo. Ma quando ci muoviamo noi facciamo le cose anche discrete, perché siamo 40-60 pittori alla volta e ogni pittore non porta un quadro, porta 8-10 quadri ciascuno, è una mini personale. Guarda Gino, sarebbe interessante le tue i quadri, o una volta chissà potresti venire anche nel nostro paese. Ma sì, mi piacerebbe esporre. E fa esporre le cose lì, sì, e sarebbe una cosa interessante. Guarda, capito? A me basterebbe trovare una galleria lì, pagare la somma che serve per la galleria, avere un albergo di riferimento. No, per l'albergo non ti preoccupare, che sarai ospite mio, no, caro Gino. Questo va benissimo allora. Dai. Sarai ospite, quando ti dico che sarai ospite mio, vuol dire che l'albergo non ci pensi proprio. Ok. C'ho casa mia io, meglio di albergo. Oh, grazie. Sì, sì. Allora la galleria d'arte sotto. Ma poi quella albanese soprattutto, eh? Albanese. Per fra quella italiana e albanese è un po' simile. Simile. Se andiamo con le slave c'è poca differenza, diciamo. Ah, c'è un po' di differenza a parecchio. Parecchio. Sì, sì. Bene, mi farà piacere essere lì. Beh, amici miei fanno mostre a Parigi. Vabbè, noi siamo due passi da qui, quindi... Qui si va prima, no? E non ci sono problemi. Ci andiamo o con la macchina o con aereo, un'ora del... Con 45 minuti. Sei in 45 minuti? 45 minuti, a Fiumicino, a Tirana, no? Sì, al fine a Tirana. O a Skopje, ci vieni là pure, qual è il problema? Non è il problema questo. Chiaro. Capito? Sì. Comunque complimenti, ho visto anche precedentemente. Sai che c'è una mostra in corso, adesso c'è una mostra in corso. Sarò lieto di andare a vedere. Ma tu vai fino al 20 e lì, siamo lì a... E a che data? È partita ieri, domenica, e finirà il venerdì, 20. Ho capito. Ed è all'interno dell'ospedale, a Trastevere. Ah, quale ospedale, scusami? No, Regina Margherita. Ah, Trastevere, di fronte al ministero, quella cosa lì? Di fronte al ministero della pubblica istruzione. Ho capito. Lì. Ah, e che data è? Dal 15 al 20. Dal 15 al 20 di questo mese? Questo mese. Ah, di pomeriggio? Dalle 9 di mattina alle 7 di sera. Ah, allora posso passare di sera? Puoi passare la sera, mi trovi lì. Sono lì. C'è tutto cose nuove? Ci sono anche cose che non avevo mai visto io. Ci sono cose che non hai mai visto, guarda. Ah, cose bello. Moderne anche. C'è un ragazzo, per esempio, che si chiama Edoardo Iosimi. Quello ragazzo giovane? No, non lo conosci, non è mai venuto. Una volta sei passato qui da noi? No, non lo conosci, non è mai passato qui. Lui ha studiato all'Accademia di Via Ripetta, Accademia di Belle Arti, e si è laureato 2 anni fa con una tesi in immaginazione creatrice.
in una mostra di 3 anni fa lui ha portato 7 amici alla mostra. Ah sì? 7 ne ha portati. Ammazza. Tutti laureati come lui. Ammazza. Hanno avuto un successo, lui ha venduto un quadro, penso, 900 euro. Bravo. Ma sei stato anche in televisione qualche volta? Ah, chiaro! Sì? Rai 2. Ecco perché io mi sembrava che ti avevo visto un po' di anni fa, però, no adesso. Ma questo 3 anni fa è successo? 3 o 4 anni fa. Lei fa anche mestiere giornalista, signor Gino? Giornalista, ma è in più un freelance, cioè faccio cose free, vale a dire libere. Libere, freelance. Senza titolo, diciamo, no? No, che io ci ho inserito in un blog privato delle interviste che poi sono selezionate, il pubblico è selezionato e vede le cose mie, ma senza grande diffusione. Ho capito, vabbè, però comunque ti impegni anche sulle cose. Sì, perché mi interessano. Sì. Lo sai. Prossimamente mi parlerai anche della tua storia, della tua vita. Ma volentieri. Quello che fai quando sei libero. Volentieri. Impegni tuoi. Sì. Mi piacerebbe sapere. Ma questo senza dubbio. Ok, signor Gino, ti ringrazio tanto, è stato piacere. Grazie a te. A farti fare un po' di domande perché sono curioso per queste cose. Va bene. Ma tu poi sai che la mia vita è poliedrica, cioè ho tanti interessi in economia, in politica, in scienza della politica, in filosofia della politica, in diritto, in amministrazione e quindi c'è anche addirittura sulle religioni pure. Anche religioni, esatto. Induismo, islamismo, parsismo, cristianesimo, sia ortodosso che cattolico. Non solo, ma anche i copti, i mormoni, gli armeni, tutte le varie religioni, il buddismo, anche il buddismo. Ma scusa, io per 10 anni ero buddista, si può dire, perché facevo la meditazione buddista, per favore. Certo. Ho studiato tutto il buddismo, no? Vabbè, quanto dura questa intervista? Quasi siamo a 16. Abbiamo finito. Ci siamo a 15, interrompo perché non arrivo a inserirlo bene. Siamo in 7 minuti. Ah, possiamo proseguire fino a 14 allora, ok? No, possiamo 2 minuti e poi basta. Va bene. Ma possiamo dire altro, vediamo di che? Storia? Scienza? Sì. Lei conosce la storia albanese? So che c'è un eroe albanese, c'è la statua qui a Piazza Albania, qui a pochi passi perché siamo vicino alla CEA, alla piramide, quindi a pochi passi c'è la Piazza Albania con George Castiota Skanderbeg a cavallo. Lo sai, lei lo sa perché lui c'ha 2 nomi? Non so per quale motivo, veramente. Giorgio Castrioti è il nome originale suo. Castrioti. Lui viene da una famiglia cristiana albanese. Ecco. Lui viene rapito dalla famiglia albanese e viene portato in Turchia. In Turchia. E lo volevano convertire. Lì si è convertito normalmente e gli hanno cambiato pure il nome. Il Skender. È un nome turco. Beg in turco vuol dire grande. Grande. Cioè praticamente lui è diventato un grande militare. Capo militare turco, giusto. Turco, però che era addestrato. Cristiana, giusto? Sì, era addestrato, ha preso nome Skanderbeg. Dopodiché, di parecchi tempi dopo. Sì. Lui è ritornato in Albania, ecco, con tutto l'esercito intero e ha dichiarato la guerra agli ottomani. Agli ottomani, esatto. Questa è la storia, più o meno. Ma sai che hanno fatto nel 19 gli ottomani, 1919, ed era il 14 maggio? Non lo so. No, 14 maggio, 14 aprile, 14 aprile. Hanno messo in croce 19 donne. In Albania? No, in Albania, in Turchia. Contro gli armeni. Ah, gli armeni che erano cristiani, sì. Loro sono musulmani, hanno messo in croce 19 donne, in croce come Gesù Cristo. E ne hanno massacrati almeno 1 milione morti. Su questo tema
se ne parla un'altra. Vabbè, questo è un tema delicato. Lasciamo perdere. Non hanno fatto bene, ma se i massacri non vanno bene mai da nessuna parte. Sì. Per questo tema ce ne parliamo prossimamente. Ok, Gino, io ho finito. Grazie. Sono 10 minuti circa. Sì, va bene. Benissimo. Tu puoi spegnere piano piano. Ecco qua. A posto, tu poi lo puoi corciare, quello è l'ultimo che ho detto io. Sì. E ti ho fatto. Bene.